Scusatori, Bacchi, Pelagotti, Galli. Bene, assessore, se vuole nelle comunicazioni. Sì, subito dopo. Sì. Prego, assessore, poi dopo faccio io. Una comunicazione molto rapida. Domenica, cioè ieri, si è svolto l'elezione per i consiglieri stranieri, quindi Keita Idrissa non è più il consigliere, insomma, la persona che siederà come consigliere aggiunto per rappresentare i consiglieri stranieri verrà deciso dai 15 membri eletti. Ancora la commissione elettorale non si è riunita, si riunirà giovedì, quindi ancora non si sanno i nomi dei 15 consiglieri del consiglio degli stranieri, e quindi di conseguenza non si sa neanche il presidente del consiglio. È anche per questo che oggi il consigliere Keita Idrissa non è presente. Bene, consiglieri, io volevo richiamare l'attenzione del Consiglio a quello che è successo stanotte. Credo sia una cosa importante che abbia un rilievo anche per noi, malgrado sia qualche centinaio di chilometri da noi, ma comporta per tutti noi un attimo di riflessione. Io non entro nelle colpe, non ho idea di quello che è successo, però il fatto è che di nuovo nel Medio Oriente c'è una situazione di estrema tensione, c'è una situazione in cui per cause che sicuramente hanno radici profonde in quel territorio, hanno causato, da quello che le ultime agenzie di stampa riportano, nuovamente 10 vittime, un ferimento imprecisato di altre persone. Io non so se ancora il quadro è chiuso, ma non credo che ancora sia certo quello che è successo. Allora, io non credo sia qui il caso di ragionare su quello che è successo, penso ce ne sarà occasione, se il Consiglio Comunale lo vorrà, stasera un'altra occasione, ma sicuramente penso per tutti noi la cosa sia grave perché rischia comunque di compromettere un clima che doveva e poteva portare a una situazione di non belligeranza o comunque di pace in una parte di territorio, in una parte di mondo, credo che sia importante anche per tutti noi. Per questo vi chiedo un minuto di raccoglimento, indipendentemente appunto di chi sono le vittime e di chi sono gli aggressori. Non credo sia questo comunque il fatto è che ci sono 10 morti, almeno alle ultime agenzie di stampa, il fatto che c'è una situazione comunque grave in una parte del territorio che riguarda anche noi, e questo credo sia sufficiente perché il Consiglio Comunale di Empoli, a nome credo di tutta la comunità, esprima il proprio cordoglio di chi ha perso parenti, familiari, figli, mariti o quelle che sono. Quindi vi prego di alzarvi e di raccogliere in un minuto di silenzio. Grazie.
l'assessore. Sì. Allora, iniziamo col punto numero 2. Prego. Il Presidente, intanto la ringraziamo per la sua, diciamo, sensibilità. Chiaramente uno potrebbe dire non poteva essere fatta diversamente, ma non è dato e non ci obblighi per nessuno, e fatto il Presidente in apertura di seduta abbia fatto l'intervento che ha fatto, io penso che sia una cosa della quale gli va dato atto e che va rilevata. Però noi riteniamo che una situazione per quella che siamo creata sia del tutto eccezionale, anzi vorrei dire come anche capi di Stato hanno detto in questa giornata sconvolgente, e io penso che noi si debba, come dire, questo Consiglio Comunale debba avere un'attenzione maggiore proprio nell'immediatezza dei fatti accaduti, e quindi noi richiamandoci naturalmente all'articolo 70, anche se non ci nascondiamo tutte le polemiche che ci sono state intorno a questo strumento, che per noi è sempre uno strumento importante per il Consiglio, sinceramente, e per, come dire, presentare un ordine del giorno e promuovere delle iniziative anche in questo senso, perché è vero che ancora non c'è, da un punto di vista ufficiale, chiarezza. In questo momento è stato convocato d'urgenza il Consiglio di sicurezza dell'ONU, appunto per fare chiarezza. Il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto che venga fatta chiarezza, tutti chiedono che vada fatta chiarezza, giustamente. È evidente che ci sono dei crismi di ufficialità nei processi internazionali, come abbiamo visto anche nel caso, per esempio, della crisi coreana, o come vediamo in molti altri casi, su quello che sta succedendo in Iran e sulle vicende legate alle possibili costruzioni di ordigni nucleari che tanto si va paventando. Però c'è anche un'altra argomentazione oggi. Perché anche tutti i movimenti che sono nati in questi anni in vari paesi che soffrono l'oppressione e la diminuzione di libertà, i media hanno pubblicato e hanno diffuso tanti altri tipi di modi di informazione, e questo è uno dei modi che, per esempio, in tempo reale ci ha dato la possibilità, da questa notte, a chi l'ha potuto seguire, ma anche in differita attraverso i canali multimediali, la realtà di quello che è successo. E questo, noi non possiamo far finta che non esista un consiglio comunale come quello di Empoli, non possiamo far finta che questo non sia una possibile lettura di quello che è successo. Io, se il consiglio comunale accetta di discutere questo punto, io metterei agli atti questo ordine del giorno e su questo chiederei l'apertura della discussione. Allora, sicuramente il fatto, nella sua gravità e nella eccezionalità di quello che è successo, merita sicuramente una discussione e un approfondimento. Ora, voi sapete che l'articolo 70 non consente l'apertura della discussione quando ci sono interrogazioni e mozioni. È chiaro che la discussione può esserci in qualunque momento, l'abbiamo già fatto, per cui in caso di concordia su questo aspetto da parte mia sicuramente non ci sono problemi nell'apertura della discussione, figuriamoci se fosse così. Sulla presentazione dell'ordine del giorno sicuramente è un ulteriore passo che, al di là delle valutazioni politiche, io credo ancora non sia chiaro quello che è successo, comunque può essere chiaro, non so, non ho idea cosa ci sia scritto, per cui non voglio entrare nel merito e non spetta a me sicuramente entrare nel merito. Rispetto all'apertura della discussione, 5 minuti al gruppo, per quanto mi riguarda, se i capigruppo sono d'accordo non è un problema. Per la